un'esplosione di suoni, di luci, di colori, di arte, di allegria. È il carnevale di Palma Campania, la kermesse che affonda le sue radici del 1600 e che oggi porta nella cittadina, alle pendici del Vesuvio, ben 100.000 persone da tutta Italia e anche dall'estero. Con le sue 9 quadriglie, composte ciascuna da quasi 200 tra musicisti e figuranti con costumi curatissimi, il palco della piazza centrale diventa il set di un musical che dura dal pomeriggio alla notte. Ciascuna formazione ha per sé 30 minuti per convincere con il suo spettacolo, il racconto di una storia con pièce recitate, cantate, coreografie e ora anche supporti multimediali. Da prestigiosa giuria, quest'anno presieduta dall'attore Maurizio Casagrande, ad attribuirle la palma di migliore quadriglia. Come in ogni tradizione secolare che si rispetti, è alto l'interesse dei vari gruppi ad aggiudicarsi il titolo. Tutto quindi viene disciplinato da un rigoroso regolamento. Alle performance della domenica si sommano quelle del martedì grasso, che prevede invece l'esibizione di ogni quadriglia nel proprio canzoniere, diretta da un maestro che ne coordina e scandisce i tempi. Negli anni questa figura ha assunto un ruolo tanto importante che nella piazza del paese c'è un vero Wall of Fame degli ultimi 100 anni. È un carnevale particolare, tanta gioia, tanto entusiasmo, soprattutto tanti colori, vestiti preziosissimi, musica dal vivo, non sparata da jukebox, ma musica che viene fatta direttamente dalle quadriglie. E poi questa peculiarità che la quadriglia, fatta di circa 200 persone che suonano dal vivo, che si divertono e che coinvolgono tanta gente. A fare da spettatore alla manifestazione quest'anno anche il sindaco della città metropolitana di Napoli, Luigi De Magistris. Io quello che vi posso dire è di amare le vostre tradizioni, amate le vostre terre, difendete i territori, non ci facciamo scippare mai le nostre identità e l'amore per i nostri territori. Io amo Napoli come voi amate Palma Campania e come amiamo il nostro Mezzogiorno. E soprattutto complimenti a tutte le persone che partecipano, ho visto con tanta competenza, tanto entusiasmo e tanta passione. Il carnevale di Palma Campania si pone dunque nella top 10 dei carnevali in Italia e costituisce un sicuro punto di forza per la sua capacità attrattiva in ambito economico e turistico. Intorno ad esso si calcola infatti un indotto di circa 2 milioni di euro. È un evento bellissimo, veramente entusiasmante. Qui veramente ha preso parte tutta la città, è incredibile vedere le strade piene di migliaia di persone e il palco in questo momento gremito da sotto. Le quadriglie sono una cosa molto particolare, diverse diciamo dagli altri carnevali italiani e campani. Ci sono tanti testimoni, tante persone che sono venute anche dall'estero. Questa è la dimostrazione che l'intera area metropolitana offre territorio per il territorio il proprio patrimonio culturale e i propri eventi al mondo intero. 5, 6, 7, 8. Vari i temi presentati dalle quadriglie quest'anno, si va dal mare alla nascita di Las Vegas, dalla Turandot al matrimonio napoletano con tanto di anello, chiesa, bouquet, brindisi e cascata di prosciutto. I costumi del carnevale di Palma Campania sembrano infatti vere e proprie opere d'arte e diventano parte essenziale dello spettacolo, guai a definirli semplicemente sartoriali. Si parte dallo schizzo di uno stilista e attraverso le abili mani di sarti e artigiani locali si dà vita a creazioni di altissimo profilo. Sono colpitissimo perché io pensavo di trovare un carnevale fatto di maschere, di costumi più o meno dozzinali, più o meno inventati. Invece qui c'è un lavoro straordinario di costume, cioè qui c'è tantissimo teatro. Parlare di costume è riduttivo perché sono scenografie da indossare. E poi c'è musica, video, quindi c'è anche un multimediale. Il bello del mio mestiere, no? Che certe volte ti porta per lavoro, tra virgolette, a vivere delle esperienze magiche che io vorrò ripetere, perché adesso mi hanno invitato, mi hanno fatto un guai.